Ciao a tutti ragazzi, siete con Killer Ghost e oggi, dopo molto tempo, siamo su Dragon Age e rinizieremo tutto da capo per farvi vedere al meglio come un tutorial, roba del genere. Lo facciamo uomo. Qui per ogni, diciamo, razza. Sì, dai, razza. Abbiamo delle caratteristiche, ecco, 10% di bonus ai personaggi, 25% alla magia, 25% alla difesa a distanza. Andiamo in mano, va, più bello. Dopo qui ragazzi, come vi piacciono di più e anche come siete più abili nelle armi. Noi prendiamo armi a due mani, che è un po' quella un po' più bastarda, diciamo. Quale facciamo? Facciamo difficile, va. Un po' realistico, così abbiamo una piccola percentuale di farcela. E andiamo. Vuoi importare un assetto del mondo personalizzato di Dragon? Diciamo che sì. Assetto del mondo prefinito. Per importare lo stato del mondo personalizzato c'è di rischio. Non ci importa niente. Proseguiamo. Allora ragazzi, la storia è che ci risvegliamo su una prigione e siamo accusati di aver ucciso una sora, una cosa del genere, mi sembra. E per questo verremo giudicati, bla 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 bla, e inizieremo la nostra storia. Tra l'altro lì ci vuole sempre una vita a caricare. Ah, adesso ci facciamo il personaggio. Pare che l'abbia preso nel culo, allora vediamo. Una sua patata. Diciamo to testo 1, personalizziamo genere. È molto libero come fare personaggio. Chiamano. Oddio. Che faccia è? Questa è un po' più umana. Carnagione, ci facciamo nero. Un po' così. Facciamoci gialli così spaventiamo la gente. Ma che è? No. Bruttissimo, mamma mia. Unici un po' decenti. Colori ci facciamo. Oddio, no. Facciamo così. Beh, la barba ce la vuole. Attivante così. How much is this going to cost me exactly? Dai, non facciamo tutti sti. Oh, trucco. Ah, fa. Facciamo molte pugnette varie. Facciamo una cosa veloce. Che nome gli facciamo? Killer. Ovviamente. Andiamo per la nostra strada.
Ora ci attenderà un quarto d'ora di sofferenti scene. Ci spiegherà un po' la storia. Purtroppo ora non possiamo saltare, quindi. Ci risvegliamo su una gatta buia. Possiamo saltare. The conclave is destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. Cosa gli diciamo? E siamo in silenzio. Explain this. Bella gatta da pelare. What do you mean you can't? I don't know what that is or how it got there. You're lying. Calmina. We need him, Cassandra. Facciamo i più potenti. Whatever you think I did, I'm innocent. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me, and then a woman. A woman? She reached out to me. But then go to the Ford camp, Liliana. I will take him to the rift. Può passare, mi sembra questo. What did happen? Cos'è accaduto? Ecco qua. Finalmente la luce del giorno. In poche parole ragazzi, ora dobbiamo andare lassù e chiuderlo. In parole poche. L'esplosione può fare questo. Unless we act. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing me. It may be the grazie al cazzo me ne ero accorto. But there isn't much time. Vediamo forse anche il primo arriva. Cazzo ne frega se disapprova. Questi ci subono tutti, ci vogliono ammazzare, no? Ma visuale carina, grafica ok, questi giochi si vedono più la grafica, cioè la visuale in 3D, cioè dall'alto, no, in prima persona, in terza persona. Ma io niente, un'arma non c'ho un cazzo. Li uccido a saltelli. Ah. Dammi un'arma.
sì che aspai trapassa le braccia proprio. Qualche bug grafico c'è, ci può stare. Questa serie prima d'ora non ci avevo mai giocato nel Dragon Age. Mi è piaciuta. Piano piano mi sta appassionando. Siamo sopravvissuti a un'esplosione, quindi va bene. Forzare mano la peripella, un po' di sangue. Oh, c'è uno spadone. Scappiamo via! Corri! Devo per forza dargli una mano. Mamma mia, che lento. Comunque l'attacco rimane automatico, quindi un po' tipo una specie di wow che c'è sempre l'attacco lo stesso. Mi sembra di vedere qui un po' di abilità da cui dipendono ovviamente se siete guerrieri, puttane mate. Ancora disapprovo. Sta andando un po' sul cazzo. De preda. E il modo a templare. Ah, qui c'è le nostre armature e tutto il nostro inventario, quindi come potete vedere che c'è solo due pezzi di armatura, cioè la parte sinistra che c'è l'armatura, quella bella sul corpo, e l'altro l'elmo. Quindi un po' più restrittiva la cosa, non è come gli altri che c'era guanti, puttanate varie. Andiamo così, non possiamo fare nient'altro. Almeno con l'elmo siamo un po' più fighi. Scheda personaggio, niente, quindi andiamo avanti. Ci hanno detto che abbiamo mana e vigore. Vediamo. Abbiamo provocati. Vediamo. 47 d'oro. Abbiamo acquistato radice elfica. Andiamo in mezzo per visualizzare. Ombra minore. Non gli ho fatto un cazzo. Mi sa che questa specialità mi dà un po' di armatura. Infatti sì. Da quello che ho visto sui canali di altri giocatori, il guerriero con due, cioè una spada a due mani è un po' il più svantaggiato per le energie, che è un po' fare un cazzo, prendi i danni e basta. Comunque andiamo avanti. C'è un orgasmo, spaventoso. Rocca, aiutami! Ammazza! Siamo un po' impotenti. E uno è andato, un altro. Sono altri nemici, andiamoci. Prima, deprediamo. Un po' all'assassin, le preda, i nemici morti.
niente quassù, niente. Ah sì. Ferro. Ah sì, a mani nude. Leviamo il ferro a mani nude. Abbiamo ripredata. Andiamoci alla magmaia. Che ha tutti i miei cranni, eh. Ce l'abbiamo fatta, prima missione completata. Così rispondiamo. Risposte di merda, non vorrei rispondere con nessuno delle tre, però dai, questo. Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. It could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I am. Saltiamo un po', qui stiamo dialogando con la nostra futura, immagino, squadra, che di solito è sempre così. È un piacere. You may reconsider that stance in time. Oh, I'm sure we'll become great friends in the... Absolutely not. He means I kept that mark from killing you. I can't close the breach if I'm dead. That is most certainly true. Cassandra, you should know. The magic of your prisoner is not. Papalloso sto pelatone. Understood. We siamo fuli. Ma se c'è qualcosa, vi chiediamo. Asciaga. Vediamo se è più forte, no, non cambia un cazzo. Prendiamo l'ascia. Ah, ok, possiamo cambiare personaggio. Andiamo. Possiamo anche fare una battaglia, cioè gli togliamo cazzo, non è giornata. Gli possiamo dare comandi e quindi mi sembra come possiamo vivere senza combattere, e quindi combattono loro e noi diciamo i comandi. E non è una cosa molto pallosa. I spiritelli là che mi stanno massacrando. Andiamo là. Mannaggiamoli. Essenza oscura. Conosci il tuo nemico, conserva gli oggetti, raggiungi l'accampamento. Andiamo. Proviamo sempre la dice elfi, perché sicuramente ci serviranno.
Pensavo di spugnarcela. Rifacciamo sull'edito. C'è niente da prendere, proseguiamo. Chiudere, schiudi lo sguardo. Hai un po' di botte. Sì. Vediamo X, vediamo cosa succede. In poche parole facciamo quello che è successo prima, però facciamo in questa mano gialla color verde nero. Abbiamo aumentato il nostro livello. Livello 2. Facciamo start. Ok. Facciamo schiare personaggi. Ora possiamo assumere, penso, qualche abilità. Infatti è così. Ok, ho capito. Andiamo, blocco e taglia. Ok, questo per prepararci va bene. Ce l'ho messo qua giù destra in fondo con cerchio. Facciamo un'altra, facciamo questa. Presa con catena. Portiamo i nostri nemici qui vicino a noi. Allora, penso che anche i miei compagni no. Non ci hanno punti da usare. Ragazzi, penso che una cassa di rifornimenti, ma ci abbiamo tutto a posto. Siamo alla fine del nostro primo episodio. Poche parole, la nostra squadra futura sarà questa. Noi quattro. Un po' l'elfo qua che è un po' ritardato. Niente, ora dovremo parlare con questo qua che sarà un po' incazzato, immagino. E niente. Ragazzi, per oggi è tutto, dai. Bella esperienza, bla bla bla. E niente ragazzi, questo gioco è carino, ci potete dedicare molto tempo. Penso che non è un gioco semplice dal punto di vista di difficoltà. Ragazzi, come al solito ci vediamo nel prossimo video. E se vi è piaciuto, molti like mettete, mi raccomando, e commentate. Ok ragazzi, ci vediamo.